Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi ripropongo 5 miti da sfatare sui lettori e vi lascio lo scorso video sulle schede nel caso in cui volete recuperarlo. E continuiamo questa lista di falsi miti sui lettori. Sono contro la televisione, le serie e lo streaming. In realtà può essere tutto il contrario. Ci sono molti lettori che amano le trasposizioni cinematografiche dei libri o di anche serie TV e molto spesso usano siti streaming per guardare questi film o serie TV. Non solo quelli tratti dai libri, anche quelli non tratti dai libri, quindi cioè non è che abbiamo solo la lettura in testa, possiamo avere anche altre passioni, tra cui anche appunto TV, serie e ovviamente siti streaming per guardarli. 7, quindi il secondo di questa lista di oggi, non fanno altro che leggere. Può essere, nel senso, magari ci piace talmente tanto leggere che può succedere che leggiamo tantissimo e più di quanto uno si aspetti, ma dall'altra parte abbiamo anche la nostra vita sociale e la nostra vita in generale, altri impegni prima di tutto e poi altre passioni come dicevo prima, magari in una serata invece di leggere guardiamo un po' di serie TV, un film, possiamo anche appunto uscire con gli amici, fare feste, andare al cinema, qualsiasi altra cosa che sia di dovere, come non lo so. Pulire casa, andare a fare la spesa, cucinare, cose di questo genere e magari anche lavorare e altre, diciamo appunto come leggere, andare al cinema e appunto non solo leggere, magari guardare serie TV, film, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se appunto, certo, leggiamo molto spesso. E poi sono cresciuti amando i libri. Sì, alcuni come me sono cresciuti amando i libri, io leggo da che ho ricordi. Dall'altra parte, però, non tutti sono cresciuti leggendo e amando i libri. Magari io conosco, no, come si chiama? Non mi ricordo. C'è un ragazzo che io non guardo spessissimo, in realtà, che fa video su YouTube, e ricordo che lui disse in un video, Gaetano, mi sembra che si chiami. E disse appunto, dicevo che lui da piccolino leggeva, ma non era appassionato tanto quanto lo è adesso e si è appassionato, mi sembra, dopo il liceo, quindi lui è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. Uno si può appassionare a qualsiasi cosa durante tutta la vita, quindi magari io posso anche appassionarmi di qualcos'altro, non lo so, fra 10 anni per dire, o fra 30, non lo so, la vecchia, quando sarò in pensione. Quindi non tutti, non è detto che tutti sono cresciuti amando i libri. Poi, penultima, amano o hanno amato ogni libro letto a scuola? No, io li ho odiati tutti praticamente, quindi è l'esatto contrario. E a me piaceva più che altro, io ero un po' che dovevo fare quello che diceva la testa a me, ovviamente, quindi anche a letture io dovevo leggere quello che piaceva a me, quello che dicevo io, e è lo stesso adesso, solo che facendo poi l'università, io sono un po' cresciuta a proposito e leggo anche libri per l'università, quelli che mi vengono detti di leggere perché poi non approfondisco mai e sono un po' superficiale in tutte le cose, questo lo devo ammettere. E quindi non ho mai approfondito, magari il professore ci ha consigliato di leggere un certo libro facoltativo, io ovviamente non lo leggerò mai il libro facoltativo, neanche ora che faccio l'università, però mi sforzo, tra virgolette, a leggere, cioè quello devo fare per forza, ovviamente libri obbligatori, però parto con una prospettiva più positiva. E quindi non mi faccio aspettative, ovviamente, sui libri che mi danno da leggere all'università, e così magari cioè, parto con la concezione del dire: vabbè, non è detto che non ti piaccia, così come qualsiasi altro libro, cioè magari mi ispira un libro, anche uno fantasy, per esempio, che io tipo amo, e non è detto che possa piacermi, come non è detto che possa non piacermi. Quindi lo stesso discorso che faccio sul libro. Magari a caso nel senso non per la scuola, e lo faccio anche per i libri scolastici. Cioè, e io ai tempi del liceo ho letto tutti i libri che mi hanno dato perché io
partivo, ripeto, con quello che dovevo fare io, dovevo leggere quello che piaceva a me e basta, e mi impuntavo e amen. E infatti, la professoressa se ne accorgeva, ovviamente, cioè io li leggevo a forza e quindi mi facevano schifo quei libri, appunto. Vabbè, dopo tutto questo pippone andiamo avanti con l'ultimo mito da sfatare. Sono amici solo di altri book lover. Io sono amica di altri book lovers, ma anche e soprattutto amica di non book lovers. La mia migliore amica non legge e le fa schifo leggere. Io ci ho provato, ragazzi, a convertirla, veramente. Io con tutte le mie forze, sono 10 anni circa che ci provo. Adesso farò l'ultimo tentativo, che quando lei tornerà da lavoro, io le regalerò una graphic novel di Zero Calcare. E magari le piace leggere Zero Calcare. E poi basta. Cioè, anche no. Quindi sì, ma anche no, cioè non per forza. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e magari qualche altro mito da sfatare, suggeritemeli. E così, oltre a quelli che vedo su internet, prendo suggerimenti dai vostri commenti. E fatemi sapere anche se vi hanno detto qualcosa di quello che ho detto in questo video o magari nel video precedente, e sono sicura che almeno uno di questi li abbiamo sentito tutti. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e buon Ferragosto, dato che siamo nella settimana di Ferragosto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!